Siamo qua e ancora a Roma non l'hanno voluto capire, fanno finta di non vederci che siamo diventati invisibili da sempre per i politici, perché stiamo male e dietro ognuno di noi c'è una famiglia che sta male. Quando si smuovono gli impiegati pubblici, con cui io non ho niente in contrario, si smuove tutta la classe politica, locale, regionale e nazionale. Quando abbiamo bisogno noi, continuano a dimenticarsi completamente dalle nostre famiglie. Abbiamo bisogno di tasse più basse, perché stiamo fallendo tutto. Abbiamo bisogno di lavoro di più, perché se no non ci cerca nessuno per lavorare. Abbiamo bisogno che i prodotti della nostra terra siano veramente valorizzati e protetti. Non che vengono schifati. Quando abbiamo prodotti di alta qualità, che ce li invidiano in tutto il mondo, e in campagna non si vendono a niente, a due soldi si vendono, e non si possono pagare le tasse, non si può andare avanti. Questo noi diciamo, lo diciamo civilmente, ma siamo stanchi, vogliamo essere difesi e protetti nei nostri posti di lavoro, come tutti, il rispetto nel posto di lavoro lo dobbiamo avere tutti, sono soltanto alcune categorie in Italia che vengono protette e rispettate. Noi siamo dimenticati da tutti, anche dagli stessi sindacati, che io non voglio criticare, ma ci vuole una presenza più forte anche dei sindacati nelle varie categorie, dei braccianti, degli agricoltori, dei camionisti, degli artigiani, di tutti. Ci vuole una presenza più forte, che bisogna arrivare nella classe politica a scuoterli, nel senso non cattivo, ma nel senso giusto. La classe politica siciliana e italiana si deve scuotere. Siamo noi che teniamo l'economia viva in Italia. E veniamo sempre dimenticati, e non è giusto. Uno è il petrolio, il gasolio, benzina, che deve scendere almeno a un euro, poi si vedrà anche quale sarà il prezzo giusto, che siamo produttori anche del petrolio, non solo degli agrumi, limoni, che sia. Piattaforme che tirano tipo Agrigento, di fatto Agrigento, che c'è la Verga che tira, e ci sono le raffinerie. In Sicilia viene sviluppato e raffinato al 30% del fabbisogno d'Italia. Quindi per diritto possiamo avere il minimo, perché altro siamo produttori di petrolio, di limoni, e un femminello siracusano non scende sotto i 40 centesimi, deve alzare fino a quando dice il mercato. Quindi sarà garantire la vita, sicurezza, e la sicurezza dei giardini, e poi può fare un operaio, può ingaggiare a venire i soldi, così si distrugge tutto. Dobbiamo garantire la vita, è una manovra umana, più che necessaria, umana. Non dico che dobbiamo sopravvivere, dobbiamo vivere in tenore di vita giusto come tutte le famiglie. Come cosa, a termini merese, si è fatta una manovra umana che sappia da dire una sezione di operai, perché a termini merese campa solo per questa costruzione di macchine. Se si ferma dopo, si ferma tutto lo sviluppo economico di un paese. Noi ci dipendiamo dei limoni, noi come anche la mandorla, che è stato il paese della mandorla di Aula, che ora c'è un limone passato in seconda classe, ora c'è il limone. Cacà. Il principale è il limone. Ecco, esatto, perché tutto è il limone. Il limone, il limone non deve scendere sotto un prezzo. Per contratti, e sì, anche il petrolio, se proviamo a ottenere quello che vogliamo, per contratti per 10 anni non deve niente, si deve fermare tutto, come un affitto. Quando uno si va a pigliare un affitto o una struttura, ci sono i contratti per 5 anni, e così è stato tutto. Non è che vanno a aumentare il prossimo mese e tutto a fare poi via, ora vedremo, perché siamo tolleranti, siciliani, siamo delle persone tolleranti, però... I vespri siciliani, studiate come cacciate i francesi della Sicilia, e spagnoli della Sicilia, quando si dice il popolo siciliano, abbiamo finito. Tutto viene distrutto, quindi non ci siamo arrivati a questa cosa qua. Dobbiamo garantire la vita, la stabilità di una vita di una famiglia, perché qualche famiglia si sente sempre arrabbiato, e chiave, certo è chiave, non si sente la sicurezza economica, com'è che è questa cosa qua? Il voto lo diamo, ma se lo devono meritare il voto, non è che si dà per diritto il voto. E chi stai? Il limone non deve scendere sotto 40 centesimi. Io sono un artigiano, sono uno scarpellino, e stai morendo la fame perché nessuno ha soldi per fare delle sculture. Io non ci c'entro quasi niente qua, ma io come coscienza aiuto a tutti, perché se guadagnano loro spendono e mangio magari io. E così gira tutto, soprattutto della campagna. Il limone, un limone nostro è o meglio. Il limone di plastica ha una forma quasi uguale, non è cancerogeno e fa bene. Se sta fine ne forma ciò il limone, ecco, è medicinale. Bravo. Perché la base è sempre... Io voglio dire i valori, e poi non mi interessa, insomma, la situazione è questa, qua siamo tutti, mi a dire, tutti per essere a casa, i si per essere a casa, qualcuno si muore per forza, non c'è usino, non ci sono assessori, non c'è nudo, ma noi siamo solo a casa, cosa di Dio proprio, completamente. Cai ho fatto che è, cavolo che facciamo figli, e poi trovate un nudo, ci ne tassano.
ne stanno tassando per ci dei pesci. Perciò come andiamo a computare ce ne altri qua. Gli altri manco sapevano come a computare. Io quando mi muovevo non so muovere completamente, manco un camion qua. A benzina non si capisce che è 2 euro, 2 euro già. Se uno che va, compagnolo che va a travagliare, si deve travagliare. Ci vuole 20 euro solo per quando si sa la mattina. Non fai una cosa, ci mette la sua tassa. Che sta pagando la benzina 2 euro e 10. Vabbè, questa c'è una speculazione, se fanno che dà la benzina. Non è che siamo a non fare giù tutto cose, non camminare niente completamente a camminare. Passiamo non succede giusta, e il medico qualcuno non si muove, perché non c'è nulla completamente, c'è. Comunque, come non paghiamo la tassa, si sape che niente. Ti mettono un blocco amministrativo della macchina. Ne mettono, ne blocco una macchina. Ne blocco tutto quasi. Assicurazione a stamuta nei stili. Ogni 6 mesi aumenta. Chi da aumenta? La tassa tutto aumenta. Come non va a computare niente qua. Nada a dire come fa la brida. E quando muoviamo tutti in una volta, o comportamento. Smetti di cose giuste, devi iniziarci, la prima casa siamo a pagare, perché non si pagare e non vuoi iniziare. Ora, con campagnolo si fa bisogno di casa, un pesciotto, un campagnolo che si fa bisogno di casa, giù è consumato, andiamo a lui ieri, e ci andiamo a campagnolo, vogliamo accomodare qua. Questo vento non si vuole calare, completamente, non è che si vuole calare, completamente. Stanno buttando i stili, cominciano a calare lo stipendio. Se calo, io lo uno di così, no che sempre un po' poveretto d'astro, è una cosa sbagliata. Noi siamo qui per garantire e volere il nostro futuro, vogliamo delle certezze e invitiamo a partecipare tutti i giovani, tutti i commercianti e soprattutto le donne dei contadini che non sono presenti e sono a casa. Il futuro siamo noi e siamo qui insieme tutti, come potete vedere abbiamo perso la voce, come anch'io, per manifestare e il futuro è nelle nostre mani, però dovete aiutarci perché da soli non possiamo fare niente. Non posso aspettare, ma lo